Assessore Cassini, siamo in Piazzale Vesco dove si sta svolgendo il concerto di Enrico Ruggeri per il Capodanno 2016-2017. Innanzitutto, come sta andando la serata? Siete soddisfatti? Ma direi molto molto bene, c'è stata una prima parte della serata molto gradevole, anche molto gradita dal pubblico, con l'orchestra sinfonica e i giovani talenti di Area Sanremo. Poi c'è stata l'interruzione con i fuochi di artificio, c'era già stata un'anteprima di Ruggeri come ultima canzone del 2016 con Quello che le donne non dicono, una canzone storica del Festival di Sanremo, e ora Ruggeri ha ripreso con arrangiamenti del tutto nuovi. Infatti la serata di oggi è davvero unica, perché sta cantando con gli arrangiamenti della Mad Free Orchestra, un gruppo multietnico che quindi ha rivisitato tutte le sue canzoni, tutte le sue musiche in termini con ritmi molto più moderni, veloci. Davvero una gran bella serata. Sappiamo che il sindaco non è in città per qualche giorno di vacanza, ma vi siete sentiti, c'è stato modo di parlare di questa serata? Sì, sì, siamo in collegamento, ha potuto vedere anche tutte le immagini che abbiamo mandato, tutta questa folla, tutta questa gente, e ha anche ascoltato, perché abbiamo mandato un video, è contento, è con noi, gli fa piacere questo successo e fa tanti auguri a tutti. Ecco, infine si è parlato tanto di sicurezza, dei varchi, insomma un pensiero per le tante persone che stasera stanno lavorando per garantire la sicurezza a questa festa con così tante persone in piazza. Davvero, davvero, la situazione è assolutamente tranquilla, noi siamo in collegamento continuo e questo ci fa piacere, ma questa tranquillità è davvero il frutto dell'attenzione e del lavoro che c'è stato nei giorni precedenti e ancora nella giornata di oggi, in questa serata, e voglio davvero ringraziare tutte le forze dell'ordine che si sono messe a disposizione e che sono dietro, ma che guardano e vigilano su di noi e sulla nostra serata e rendono tutto molto più piacevole.